Buongiorno a tutti. Oggi mi accingo sui sentieri di un monte tanto speciale quanto bistrattato, il Monte Pranzà. In realtà non lo conoscono in tanti perché non si tratta del solito monte a punta, dove si raggiunge una cima e si guarda intorno. Questa volta si tratta di un crepaccio, lungo circa 1 chilometro, che si estende mantenendo la sua altezza più o meno invariata. E la sensazione di vuoto che conferisce è qualcosa di... Ma partiamo dal principio. Per raggiungere il Monte Pranzà si parte dal paese di Vigano San Martino, in provincia di Bergamo, parcheggiando in via Piave. Subito dietro al parcheggio trovate un vicolo, ovvero l'inizio del sentiero CAI 622. Il tratto iniziale è subito impegnativo e suggerisco qualche pausa. Si passa per le baite immerse nei boschi e si procede seguendo le indicazioni CAI rosso-bianche. Altre indicazioni sono presenti, ma quelle giuste sono queste. In questa fase regna la quiete, anche se i rumori del paese sono ancora percepibili. Raggiunto una mezza cima, il sentiero smette di andare a nord-est e volta verso ovest. Da quel momento in poi avremo un percorso meno ripido e decisamente più piacevole. Il primo punto di interesse è il Cisuli, ovvero una piccola cappella che pare essere una chiesetta. Cisuli suppongo stia per chiesolina. Il posto è molto panoramico, ci sono panchine per riposare e un luogo per cuocere alla griglia. Il mio viaggio prosegue, ma solo dopo aver avvisato l'intera vallata della mia presenza.
La scarsità di pioggia che ha contraddistinto questo periodo si fa notare e sono ancora pochi i fiori incontrati sul tragitto. La primavera rimane ancora dormiente. Non manca tra i pochi un illustre fiore, l'elleboro nero. Un fiore che non vedo spesso e che qui sembra contraddistinguere il luogo più di altre piante. L'elleboro è detto anche cibo mortale e pare richiami una città greca famosa per curare la pazzia. I suoi petali, da bianchi, diventano rosa, poi viola ed infine neri. Nonostante sia velenosa, mortale se ingerita, madre natura sa dare infinita bellezza anche in ciò che è terribilmente pericoloso. E nella follia di questi tempi, l'elleboro nero non è certo fuori luogo. Passeggiando tra piacevoli boschi, adornati da rocce dolomitiche nella loro più bassa quota possibile, si arriva infine al grande prato della Cascina Flaccadori. L'erba è ancora secca. Il luogo ha un suo fascino ed è chiaramente visibile anche dai paesi sottostanti. Regna il silenzio. Qualcuno ha pensato di onorare un vecchio amico con un'ultima birra. Noto che non sembra sia stata mai aperta. Skål anche a te, buon uomo.
Qui ho avuto qualche dubbio, devo ammetterlo. Questa croce non era prevista, ma in effetti il Monte Pranzà ha due croci. Forse questa è stata messa per coloro che non vogliono camminare a ridosso del precipizio, ma in effetti non offre un punto panoramico convincente. È comunque bella e io proseguo il mio cammino. Ed ecco, senza preavviso e senza suscitare scalpore, senza svettare o senza attirare l'attenzione di nessuno, la croce del Monte Pranzà rappresenta la più modesta ed umile delle croci. Il suo paesaggio e il dirupo subito dietro di essa, invece, sono incredibilmente ammalianti. Una piccola croce per terra, quasi invisibile se distratti, e dietro di essa il vuoto infinito di 150 metri di strapiombo. Resto incantato e senza fiato per qualche secondo. Decido di fermarmi davanti al nulla, tre passi indietro da morte certa, come fossi intento ad ammirare i petali dell'elleboro nero. So solo che è fantastico. E nel mentre, se non vi dispiace, cucino qualcosa.
riprendo il cammino dopo aver mangiato. Forse mi sento più arricchito, forse estasiato, o forse completamente svuotato da pensieri. La montagna, qualsiasi essa sia, ha una chiave di lettura che va cercata ogni volta, e solo chi sa udire quel silenzio ne percepisce l'essenza. Se anche voi vedete quello che vedo io, abbiamo uno sdraio che dà sull'infinito. Ha due posti, uno per noi e uno per l'amico immaginario, chi non ne ha almeno uno. E poi le piante che curano la pazzia, il silenzio del basso bosco, e la corrente verticale di vento che risale la roccia. Inizio a delineare un disegno. Forse qualcuno qui stava solo cercando il proprio io. E ditemi, orsù, chi di voi non lo sta cercando da anni, magari invano?
molto che cammino in questo bosco di rocce e rami spogli. Sembra tutto ancora così autunnale e questo mi rattrista un po', essendo aprile. Percorrerlo quando i germogli fioriscono e il sole traspare tra le fronde deve essere sicuramente una sensazione più appagante. Ciò nonostante, anche così questo bosco è piacevolissimo, con una lieve pendenza in discesa e tutti i cinguettii di abitanti nascosti e lontani. Ci si può immergere in ogni pensiero, ed esso offre il passo a tutte le riflessioni necessarie. I dirupi lasciano spazio ad una docile collina senza rischi, e di tanto in tanto si intravede anche la vetta del Misma. Avete visto l'aglio orsino? Era ammalato da famiglie di insetti rossi. Credo sia sempre un problema di acqua, peccato. Proseguendo su questa strada si arriverà ai prati alti, almeno lo spero. Illustri, siamo quindi arrivati alla fine di questo cammino. Da qui si può rientrare al paese di Vigano San Martino seguendo il sentiero 611 e inoltrandosi nei boschi del sentiero 622B. Io invece sono tornato indietro al bivio del 622 e ho percorso il bosco alto. In generale questa escursione è molto piacevole e spero che vi sia piaciuta anche a voi. Alla prossima!
Grazie.